Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi affrontati dall'Assemblea toscana e parliamo soprattutto, dopo le ultime sedute del Consiglio regionale, del piano regionale per la transizione ecologica della Toscana con la legge che è stata approvata a maggioranza dall'Aula di Palazzo del Pegaso. Vediamo. Nasce il piano regionale per la transizione ecologica della Toscana, per finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali, in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità, è quanto previsto dalla legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Al centro del piano, la neutralità climatica, l'economia circolare e le comunità energetiche rinnovabili, ma anche ecosistemi e biodiversità, inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico, difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e della costa. Abbiamo approvato questo importante atto che è il primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con i comuni, e quindi saremo in qualche modo una cerniera sul territorio per accompagnare in tutti gli atti importanti. Mi viene in mente tutta la parte legata al PNRR in una regione che tradizionalmente, storicamente, ha già una grande sensibilità sulla parte ecologica proprio per la produzione stessa di energie rinnovabili, e quindi non partiamo da zero, ma con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio e in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa, e quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. Come al solito la regione vuole mettersi alla testa, diciamo, della rivoluzione lessicale del paese aderendo formalmente al piano della transizione ecologica. Dovrebbe essere un piano di programmazione di competenza del Consiglio regionale che raccoglie, in qualche modo coordina i piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, della lotta all'amianto, eccetera. In realtà, purtroppo, ad oggi sappiamo, manca il piano regionale di sviluppo, che è l'atto madre della programmazione regionale, mancano i piani di settore, a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano, che dovrà essere realizzato anche tramite il contributo di un comitato nuovo tecnico scientifico di 10 membri che avevamo chiesto fosse nominato e fosse messo a supporto anche del Consiglio regionale. Questo ci è stato negato perché si ritiene invece che questo comitato scientifico debba sostenere soltanto la Giunta, e quindi anche in conseguenza di questa ennesima chiusura della maggioranza noi abbiamo espresso un voto contrario. La transizione ecologica è un passaggio fondamentale e che è stato ritardato nel corso degli anni e delle legislature nazionali, ma mi viene da dire anche per l'Europa. E quello che viene presentato oggi in realtà è una scatola piuttosto, diciamo da un certo punto di vista, poco significativa di una raccolta di indicazioni che vengono dall'agenda 2030 dell'Europa, ma in realtà raccoglie un po' di legislatura esistente, va a togliere il PAER, che invece è una pianificazione già esistente, senza sostituirla con qualcosa di concreto, con un cronoprogramma o con degli investimenti seri. Infatti è a invarianza di costi e non si spiega come possa essere una legge così importante non essere supportata da un investimento finanziario forte. L'altro aspetto molto critico è che si tratta di una legge intersettoriale molto importante, che investe molti settori, dall'energia all'edilizia alle infrastrutture, ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale, che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura. È stata invece approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo del Pegaso la legge che riguarda la normativa sul termalismo in Toscana. Vediamo tutti i dettagli. Approvata all'unanimità dall'Assemblea toscana la legge di modifica della normativa regionale sul termalismo, il provvedimento si compone di due articoli.
Nel primo si specifica che la Giunta attua le proprie politiche di promozione e di sostegno al settore termale attraverso il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione, soprattutto mediante progetti di riqualificazione del patrimonio idrotermale e di rigenerazione urbana. Con il secondo articolo, invece, si approva l'elenco dei 23 comuni termali della Toscana. All'interno di questi territori non c'è solo la questione degli stabilimenti termali, che ovviamente è fondamentale. C'è anche un indotto economico occupazionale che si è sviluppato nel tempo e c'è anche un tessuto urbano, perché le terme, dove sono state e dove sono fiorenti, hanno permeato profondamente i singoli centri. Quindi la nostra legge mette un punto all'interno dell'ordinamento regionale per noi e per chi verrà dopo di noi, affinché per questi 23 comuni vengano messe in campo azioni che riguardano il sistema termale nel suo complesso. Noi scendiamo chiaramente nella nostra legislatura anche un po' più nello specifico. Per noi la questione è intervenire sulla rigenerazione urbana. Ci sono molti immobili abbandonati o sfitti che ovviamente hanno bisogno di essere rigenerati. La questione della promozione, lanciamo l'idea di un marchio Terme di Toscana con il coordinamento dei 23 comuni. Credo che serva un unico sistema di promozione, servano risorse, serve il fatto che la politica delle terme della Toscana entri a far parte del piano regionale di sviluppo, una programmazione che possa attivare fondi comunitari, da una parte promuovere il prodotto termale della Toscana, ma nel contempo avviare un grande percorso di rigenerazione urbana delle città, soprattutto quelle che sulle terme hanno costruito gran parte del proprio sviluppo urbanistico, perché dentro quella rigenerazione urbana ci sta qualità, ci sta benessere, c'è un'opportunità di rilancio e di sviluppo. Non si può perdere, diciamo, il treno dei finanziamenti comunitari per avere città che possano fondamentalmente garantire un'offerta turistica e termale di altissimo livello e di grande qualità. Quindi per questo noi abbiamo sostenuto questa proposta di legge e nel contempo sostenuto le risoluzioni che vanno in questa direzione, e quindi noi abbiamo di fronte a noi un'opportunità importante per sostenere il prodotto e la rigenerazione delle città. Approvazione a maggioranza in Consiglio regionale anche per una risoluzione che riguarda la maggior partecipazione dei cittadini, un atto che proprio invita a far sì che le istituzioni riescano ad ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita anche politica della regione. Rilanciare e implementare la partecipazione perché strumento alla codefinizione delle politiche pubbliche è uno tra i punti contenuti nella proposta di risoluzione approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale, collegata alla relazione sull'attività 2020-2021 dell'autorità regionale che per legge è garante della partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali. Aspetto dell'ordinamento sancito dallo Statuto Toscano. Si tratta di un report dell'attività svolta negli anni 2020 e 2021 da parte di questa autorità per la partecipazione che si è insediata nel maggio del 2020, un'occasione per acquisire una serie di dati importanti. Ad esempio, nel 2021 sono state finanziate percorsi partecipativi e dibattiti pubblici per oltre 350.000 euro. Sono stati realizzati ben 23 percorsi partecipativi, l'80% dei quali sono stati promossi da enti locali, e l'Aula del Consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'autorità per la partecipazione, ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa, dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore, ad esempio ai percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni, o anche un allineamento rispetto la disciplina nazionale, come ad esempio il codice degli appalti. Sicuramente occorre fare molto per modificare la normativa, per armonizzare la legge regionale di riferimento con le altre leggi che prevedono la partecipazione. Potrei ricordare la pianificazione urbanistica, la gestione dei beni comuni. Occorre investire e dare risorse per quanto riguarda la partecipazione.
Nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione, ma occorre dargli risorse, occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa, perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale. Noi esprimiamo tutta una serie di perplessità, perché se crediamo davvero nella partecipazione occorrono risorse e strumenti adeguati, ma non è la prima volta che lo dico per quanto riguarda, ecco, le figure di tutela, gli organismi in genere, perché la Regione Toscana chiede di modificare le normative di riferimento che in gran parte non sono più attuali. Se da un lato la partecipazione ha portato nell'ambito di alcuni progetti locali dei risultati anche molto interessanti, dall'altro però dobbiamo anche vedere la partecipazione come uno strumento, ed è la stessa legge che lo prevede, da sfruttare nel momento in cui, come accade molto spesso, si debba evitare magari di adire dei contenziosi e quindi di favorire una partecipazione a monte rispetto a quelle che possono essere delle grandi opere. Questa è, diciamo, la distinzione che viene fuori anche dalla norma. Troppo poche sono state, diciamo, le partecipazioni del secondo tipo, cioè quelle che sono state attivate per concertare rispetto a grandi opere, che invece sono una parte essenziale ed importante nel momento in cui si decide, come dire, di intervenire a monte su una concertazione che poi debba portare alla redazione dell'opera. Chiudiamo con il cinema, perché è stato presentato in Consiglio regionale il festival che a Firenze andrà avanti fino al prossimo 22 ottobre, dedicato al cinema indipendente internazionale. 7 giorni dedicati al cinema indipendente internazionale, con la proiezione gratuita dei lungometraggi, corti, documentari e film di animazione finalisti del contest promosso dall'Associazione Cinema Immagina di Firenze, che ha visto in gara oltre 100 lavori da tutto il mondo. È la prima edizione dell'Immagina Florence Film Festival, presentato in Palazzo del Pegaso, che prevede la serata conclusiva di premiazione il 22 ottobre nella sede della Scuola di Cinema Immagina a Firenze. La giuria, formata dai giovani allievi della scuola fiorentina, è capitanata dal regista Giuseppe Ferlito. Sono tutti i generi, sono commedie, film drammatici, qualsiasi, cortometraggi, documentari, e tutti parlano dei temi molto molto importanti, perché ognuno parla della propria nazione. La qualità è molto buona, sinceramente, è interessante, perché poi considera che sono film che non hanno assolutamente la possibilità di essere diffusi nel circuito convenzionale, no? E quindi è un cinema più sommerso, è un cinema però non di serie B, è un cinema molto vitale, è un cinema che cerca di sperimentare nuove forme espressive. I veri artefici di questo festival sono gli studenti stessi, che hanno visto i lavori di altri ragazzi come loro da tutte le parti del mondo, che fanno cinema, che cercano nuove strade per raccontare il presente, per raccontare storie, e quindi poi hanno creato un programma che praticamente è loro più che nostro. Momento di festa per chi ama la cultura, per chi ama il cinema. È bello sapere che Firenze in questi giorni giocherà un ruolo che le è proprio, quello della capitale della cinematografia indipendente italiana, ed è bello sapere che lo fa insieme a tante ragazze e tanti ragazzi. Questo è un modo anche nuovo, diverso, di valorizzare le sensibilità dei ragazzi più giovani, che alla fine valuteranno e sceglieranno anche quelli che sono i prodotti migliori. 100 produzioni che arrivano da tutte le parti del mondo saranno davvero, daranno ancora più lustro a un'iniziativa bella che Giuseppe Ferlito ha voluto mettere in campo nella città di Firenze. Insomma, sono felice oggi di essere qui insieme alla Presidente Giachi per questa conferenza stampa e dire che questo luogo è un luogo aperto a chi investe sul futuro, a chi dà nuovi strumenti ai ragazzi e alle ragazze più giovani, e chi li fa sentire protagonisti. E con questo è davvero tutto. La puntata della Voce del Consiglio termina qui. L'appuntamento è ovviamente per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.